La 4, Ticino Web TV, benvenuti. Siamo oggi con Jane Lepori, dell'Associazione Zenzero, fondata a Lugano nel 2015 e poi in Italia nel 2019. Di che cosa si occupa l'Associazione Zenzero? Lo chiediamo direttamente a Jane. Buongiorno. Allora, l'associazione si occupa di women empowerment, quindi sostegno alle donne nei paesi africani e in Italia e in Svizzera, e si occupa di centri di riciclo della plastica, prevalentemente PET, e di agronomia, l'ultimo progetto arrivato in casa Zenzero da un anno e mezzo più o meno. Ok, quindi se ho capito bene, voi unite due campi di azione. Quindi aiutate a potenziare le figure femminili in diversi paesi. Esatto. E al tempo stesso vi muovete con un'attenzione all'ambiente, quindi cercando di trovare dei modi o sviluppando dei modi già esistenti per riciclare la plastica, in particolare il PET. Ricordiamo al nostro pubblico che il PET è quello che viene utilizzato principalmente per le bottiglie di plastica dell'acqua minerale, corretto? Esatto. Benissimo. Allora, come nasce questa idea? Chi siete? Insomma, le domande sono tante. Allora, l'idea nasce nel 2014, dopo aver fatto un viaggio in Etiopia, andando a trovare degli amici che vivono tuttora ad Addis Abeba e che erano già consapevoli di questa problematica delle bottiglie di PET sparse per tutto il globo e nello specifico in Addis Abeba. Perché? Perché diciamo, la globalizzazione ha portato le bottiglie di acqua e di altre bevande in Africa, nei paesi africani, ma non gli abbiamo insegnato come smaltire questo PET. E loro cosa fanno? Lo bruciano. Lo bruciano ed è... Produce diossina. Produce diossina. Mm-hmm. La diossina è altamente cancerogena e soprattutto viene proprio bruciato all'aria aperta, quindi tutti inalano questa diossina, non c'è un inceneritore. Quindi da lì, tornando a casa, va bene, dobbiamo fare qualcosa. Io avevo già l'idea di creare una mia associazione e fondammo Zenzero e iniziamo a creare dei sistemi di raccolta delle bottiglie, perché questo mio amico, che poi è diventato partner dell'associazione, aveva un'azienda di riciclo. In Africa? In Africa, in Addis Abeba. Lui è un italiano che ha vissuto lì per tanti anni. Azienda, diciamo, autofinanziata o azienda che... Un'azienda autofinanziata. Non c'entra con la beneficenza. Quindi non ha nessuna organizzazione governativa? No. Quindi è un'iniziativa privata di un privato cittadino che esatto. Ha sentito il problema e ha aperto un'azienda in questo senso. Esatto. Mm-hmm. L'azienda era già aperta da tanti anni. Da lì abbiamo deciso di ampliare la sua gamma facendo proprio il riciclo. Quindi abbiamo iniziato a creare dei gruppi di raccoglitori mm-hmm. che hanno... Locali, tutto mm-hmm. locali. Però dire di raccogliere il PET solo per l'ambiente non era sufficiente. Quindi... gli abbiamo detto, voi raccogliete, noi vi paghiamo, vi acquistiamo praticamente le bottiglie che... Ok, quindi loro avevano un interesse diretto, un business. Esatto, quindi... infatti si sono creati tantissimi gruppi di raccoglitori in pochissimo tempo, mm-hmm. togliendo un sacco di bottiglie dal terreno, dalle strade. A fronte dell'incentivo. Esatto. Quindi abbiamo creato un primo livello di economia, quindi si sono proprio create delle zone dove ognuno aveva la propria giurisdizione, diciamo, e diventava un mini centro di raccolta. Avete avuto, scusi la domanda indiscreta, dei ladri di PET da riciclare che andavano magari a prendere assolutamente, noi l'abbiamo soprannominato il nuovo oro africano, esatto. Perché praticamente si trova per la strada, è un po' paradossale da raccontare, lo raccontiamo anche con col sorriso, perché facendo del bene abbiamo creato comunque un'economia mm-hmm, e il fatto che si rubano il PET è una buona idea. Speriamo che non si facciano male. No, assolutamente. E grazie. Quanto viene pagato questo PET? Allora, in franchi, diciamo così. Noi lo paghiamo a chilo, paghiamo 10 centesimi al chilo praticamente. Mm-hmm. E poi da lì lo rivendiamo, abbiamo creato poi dei nostri centri mm-hmm. e lì il ruolo delle donne, perché nel nostro centro sì. di trasformazione assumiamo con dei contratti proprio di lavoro sì. delle donne,
diciamo su ogni 10 dipendenti 8 sono donne. Perfetto. Perché per i lavori pesanti comunque teniamo due maschietti. Va bene. Le quote blu ci fa piacere. Le quote blu ci sono e loro lo trasformano come? Prendono la bottiglia, la puliscono, trovano l'etichetta, il tappo, sì, l'anello, perché sì, sono plastiche differenti. Possiamo ricordare ai nostri spettatori che il tappo del PET non è riciclabile, giusto? Non è PET. Non è PET. È un altro tipo, esatto, di... Esatto, e quindi andrebbe sempre tolto dalle bottiglie. Esatto, va sempre tolto e suddiviso, esatto, assolutamente, perché per esempio col tappo faccio altri tipi oggetti di materiale o rifaccio, sì, i tappi. Poi ne parliamo. Esatto. Torniamo quindi a questa iniziativa che ha avuto successo. Quindi le plastiche usate confluiscono regolarmente nel vostro centro. Nel nostro centro, dagli appunto vengono trasformate, poi vengono pressate, sì, oppure triturate in scaglie. Riguardo al valore, 10 centesimi a chilo per un etiope, insomma un africano in genere, che valore ha in termini di potere d'acquisto? Allora, calcolate che più o meno lo stipendio medio va dai 60 ai 100 dollari mensili, okay. Okay. Quindi 10 centesimi è un importo importante, anche perché al chilo diciamo che al mese uno può arrivare a una tonnellata o a tonnellata e mezzo. Addirittura? Sì, sì, sì. Sì, sì. Una tonnellata? Sì, sì. Da solo? Noi in un centro con una macchina sola ricicliamo circa 30-35 tonnellate. Solo con una macchina, perfetto, al mese. Quindi pensate quanto spreco di energia c'è in circolazione. Tantissimo. Okay. Sì, in totale noi siamo arrivati con tutti i centri a raccogliere, pressare, triturare qualcosa come 300 tonnellate al mese. Che sono dei numeri, sono montagne vere, sì, di plastica. Sì, quindi e poi noi cosa facciamo? Lo rivendiamo. Okay. Quindi da lì il nostro, diciamo, chi? Lo rivendiamo sempre in loco ad aziende che si occupano proprio di riciclarlo, okay, o in nuove bottiglie, sì, oppure il PET può essere utilizzato nelle scope, può essere utilizzato in fibre, tessuti, mm-hmm, tessuti tecnici, piuttosto che tessuti, il poliestere, il poliamide, tutti questi tessuti, mm-hmm, sintetici. E quindi anche vestiti, tessuti per la casa. Perfetto. E ci sono diverse aziende in loco che una parte la esportiamo anche, la vendiamo tramite un broker, la esportiamo in Europa. Perfetto. Quindi, perché anche qui ci quindi sono aziende. Quindi ne producete talmente tanto che siete in grado di soddisfare il bisogno locale e anche di esportarlo. Sì, esatto. E questo parliamo di diversi paesi, io ho visto sul vostro sito, sì, che non è solo l'Etiopia, giusto? Siamo partiti in Etiopia, dove sì, ci sono tre centri, e poi siamo andati in Uganda, dove mm-hmm, abbiamo un centro abbastanza grande, e adesso abbiamo appena inaugurato il Ghana, mm-hmm, e quindi insomma stiamo... Ci stiamo allargando. Tutto questo con le vostre forze. Sì. Senza le contributi. Nostre forze, no, con i contributi dei nostri partner che ci sostengono. Ok, chi sono i nostri partner? Generalmente sono aziende, mm-hmm, che appoggiano il nostro progetto. Aziende i nostri di che obiettivi. Settore? Di questo settore? Aziende di no, di tutti i settori. Abbiamo aziende informatiche, aziende di produzione del legno, aziende che lo fanno per sostenerci. Lo fanno per sostenerci, esatto, okay, perché nella loro voce di bilancio ci hanno messo, diciamo, come sì, lo fanno come beneficenza. Perché spesso appoggiano, devo dire che abbiamo trovato un bel riscontro, mm-hmm, perché la nostra attività è un'attività che crea un'economia circolare. Certo. Quindi non è una beneficenza fine a se stessa, chiaro, ma è una beneficenza fatta dove io creo qualcosa. E in Etiopia, per esempio, certo, questo è il sesto anno che c'è che ci sono i centri, non dobbiamo, cioè, da due anni non mettiamo più un centesimo, sono imprese. Sono imprese dove generano stipendi, generano fondi per pagare stipendi, perfetto, affitto. E... Quindi, semplicemente, le persone, gli africani, raccolgono il PET. Sì. Il PET ricevono una retribuzione, sì, per il PET che hanno raccolto. Questo PET viene triturato, trasformato in qualche modo, inviato a chi ne ha bisogno all'interno dello stesso paese o in altri paesi. Sì. E i proventi di questa attività sono sufficienti per retribuire sia le persone che lavorano nei centri di raccolta, sia
i volontari, che tra virgolette volontari retribuiti, esatto, che quindi sono degli impiegati, sono degli impiegati secondari, diciamo, collaboratori esterni, chiamiamoli così, esatto, così, liberi professionisti del riciclaggio di plastica, che in qualche modo vengono retribuiti regolarmente anche loro. Esatto. Quindi sostanzialmente, ma il riciclatore seriale, chiamiamolo così, cioè la persona che a tempo pieno ricicla plastica, può vivere di questo? Cioè, certo. È un lavoro? Sì, sì, è un lavoro. Quindi avete creato un posto di lavoro? Sì. Il plastic recycler? Sì, esatto. Okay. Benissimo. E si è introdotto qualcuno? Qualcuno vi ha ostacolato? C'è una qualche gelosia? No. Qualche intervento? Siete devo dire riusciti che a non siamo avere stati bravissimi, sì, per non crearci nemici. Quindi. Proprio perché anche, diciamo, abbiamo sempre chiesto l'appoggio delle autorità locali, mm-hmm, spiegandogli che noi facciamo del bene nel loro paese. Certo. In, su due livelli. Uno a livello sociale e l'altro a livello ambientale. Chiaro. Quindi non possono recriminarci niente. Ok. Non guadagnate chissà quale cifra, per cui non hanno neanche da mettere un naso. No, assolutamente, nei vostri assolutamente. Non portate, anzi, via ricchezza. Non portiamo via ricchezza, anzi, ne creiamo di nuova. Sì. E abbiamo. Lottiamo contro l'emigrazione di massa. Chiaro. Perché comunque se io do un posto di lavoro a una persona locale non ha nessun motivo per andare via dal, chiaro, suo paese, perché non dimentichiamoci che chi scappa dal proprio paese è perché non ha di cui vivere nel, esatto, proprio paese. Quindi, sì, sì. Perciò ecco, ci sono tanti benefici e ora appunto abbiamo introdotto il Senegal, il quarto paese dove, mm-hmm, c'è il progetto agricolo. Bene, allora ne parliamo. Lei sa che in Ticino c'è un'azienda che si occupa di caffè che ha la propria base in Uganda. Certo. Magari potreste collaborare. Collaboriamo già. Ah, benissimo. Lo conosco bene. Benissimo. Sì. Ecco, sì, sì. Masaba, lo Masaba, possiamo dire. Esatto, sì. Jean-Claude. Esatto, Jean-Claude che fa un ottimo caffè. Sì. E io quindi faccio un po' di pubblicità anche a Jean-Claude. Noi abbiamo un ristorante e lui è il fornitore ufficiale del caffè. Bene, quindi. E quindi le tazzine di plastica del caffè le producete con plastica riciclata da voi? Potreste? Potremmo, ma non è così facile. Chiaro. Perché i macchinari sono molto costosi. Molto complessi. Quindi è, sì, è complesso. Ecco, parliamo del Senegal. Parliamo del Senegal. Cosa sta succedendo in Senegal? Allora, in Senegal, diciamo, abbiamo avviato pre-pandemia un'idea di progetto legato proprio all'agricoltura, perché in Africa in generale mancano, è paradossale, ma mancano i prodotti agricoli, mm-hmm, nel senso che vengono prodotti ma vengono per la maggior parte esportati, quindi non vengono venduti in loco, perciò le persone, gli abitanti dei paesi africani non hanno di cui mangiare. Se devono andare a prendere dei prodotti che vengono coltivati, generalmente quelli coltivati li esportano e poi sugli scaffali dei supermercati trovano quelli importati. È assurdo. Con la pandemia purtroppo questa problematica si è accentuata, uh-huh, e quindi è successo che tanti non avevano, cioè non c'erano approvvigionamenti. E quindi allora abbiamo deciso di velocizzare il nostro progetto, abbiamo, certo, preso un terreno di 10 ettari. Abbiamo iniziato a livellarlo, tutto, abbiamo preso un agronomo, uh-huh, locale e ora stiamo coltivando. Iniziamo con la frutta, poi faremo a cicli, frutta, verdura, ortaggio e poi inseriremo anche gli animali, insomma le galline, certo, per le uova, le mucche per il latte. Domanda, come dire, quasi scontata. Viene raccontata che l'Africa è senza acqua e che quindi l'agricoltura è impossibile perché non c'è l'acqua. È vero? No. In Africa c'è acqua, ci sono soprattutto nei paesi, diciamo, costieri, l'acqua c'è perché comunque acqua sono paesi. Allora, no, c'è anche molta acqua nel sottosuolo, acqua dolce. Okay. L'acqua di mare può essere desalinizzata, ci sono anche dei sistemi abbastanza semplici, sì, per, sì, desalinizzarla. Sì, sì. Però sono paesi molto, nella zona equatoriale soprattutto, sono paesi dove piove tanto. Chiaro, quindi la falda acquifera, cioè, è ricca. Bisogna raggiungerla, ma non bisogna neanche scendere troppo per raggiungerla, perché, mm-hmm, a livello geologico, diciamo, già nel secondo o terzo strato si trova l'acqua. Quindi in Africa l'acqua c'è. E abbiamo fatto un pozzo e, sì, abbiamo trovato l'acqua. Perfetto. Quindi, beh, un pozzo costa $10,000, non costa delle cifre esorbitanti, mm-hmm, perciò volendo in ogni villaggio si potrebbe fare un pozzo e dargli l'acqua. Qual è la vostra posizione riguardo, scusi se vado fuori tema, all'energia solare? Perché ovviamente in Africa il sole abbonda, no? Per, sì, certi versi. Esatto. Ecco, voi siete a favore o contro la produzione di energia solare attraverso, per esempio, pannelli solari? Siete per l'energia solare a concentrazione, col vapore? Avete, come dire, come producete l'energia da voi?
Allora, noi la produciamo, cioè l'energia che viene venduta normalmente dalle compagnie elettriche. Quindi non produce l'energia in modo... Ci sono i generatori, che, perché la corrente è instabile, quindi il problema dei pannelli solari è, uno, lo smaltimento. Questo è chiaro. Lo sappiamo. No, ma non usate quindi i concentratori di calore? No, perché comunque il problema è che è spesso è nuvoloso, quindi... L'accumulo di energia, avevamo fatto uno studio su un centro, per esempio, costa più dell'energia, insomma, legata a un generatore. Noi ci immaginiamo sempre l'Africa nel sole pieno con un caldo asfissiante. No, non è così, sono sei mesi di grigiume, poi dipende ovviamente dove, se vado in Sudafrica probabilmente ho più sole rispetto. Quindi però nei paesi dove siamo noi, l'Etiopia per esempio è un altopiano e ha più sole rispetto all'Uganda, però comunque l'investimento in pannelli solari li davo già per scontati. Esorbitante, sì. Anche perché poi creano problemi ambientali notevoli. Esatto. Bene, quindi ho visto sul vostro sito che voi avete comunque, vi aspettate anche un finanziamento, un contributo dal pubblico, ho capito bene? Sì, noi facciamo spesso delle campagne, adesso per esempio per Pasqua abbiamo le colombe, le uova, adesso abbiamo appena scritto un libro pubblicato. È uscito settimana scorsa. Quindi attraverso l'acquisto di questi prodotti si sostiene anche il progetto. Esatto, esattamente. Okay. Poi ci sono spesso anche delle donazioni volontarie di persone che ci seguono. E... Allora, parliamo degli scettici. Cosa possono fare gli scettici diffidenti per verificare che tutto quello che lei ha detto è vero? Organizzate dei viaggi? Sì. Avete delle webcam? Come funziona? Allora, webcam no. Noi siamo, prima di tutto, siamo in pochi volontari, siamo in totale un 6-7 volontari e siamo sempre noi, quindi non abbiamo una struttura costosa, questo è il primo, cioè i nostri costi vivi sono i costi di trasferimento logistici fondamentalmente. Vitto e alloggio minimo di retribuzione neanche. No, noi siamo tutti volontari. Perché quando si dice volontari, no. Spesso il volontario poi ha un rimborso spese che è come uno stipendio. Allora, la nostra, noi abbiamo tutti il proprio lavoro, quindi abbiamo una fonte, diciamo, economica da un'altra attività. Perfetto. E perciò l'attività legata a Zendor è veramente attività di volontariato. Anzi, spesso e volentieri vitto e alloggio lo mettiamo noi. Ci mettete qualcosa. Esatto, e carichiamo all'associazione solo i costi proprio di aereo. Ok, Jen Lepori che cosa fa nell'altra vita? Io sono una fiduciaria. Quindi tutt'altro. Esatto, tutt'altro. Anche qualcosa di anche visto. Diciamo anche un po' che più... la mia attività fiduciaria mi ha permesso anche di creare questa attività di benefica in questo modo, perché sono molto flessibile e poi all'inizio economica per i primi due anni ho sostenuto io interamente questa attività. Bene. Poi piano piano, facendosi conoscere ovviamente, ci sono... Anche perché noi abbiamo una modalità di investimento, ci sono dei nostri partner che vogliono investire nei nostri centri dicendo quello è il mio centro. Sì. Quindi non è, diciamo... A livello umano hanno fatto un investimento etico. Sì, quanto costa questo rinuncio? Può costare dai 70-80 mila euro ai 300 mila, dipende dalle quantità, dipende. E avete mai pensato di creare una criptovaluta legata al riciclaggio? Non siamo ancora così. Vabbè, allora quello magari può essere il prossimo step. Potrebbe essere il prossimo step. Vi possiamo dare una mano in questo. Bene. Allora, vuole aggiungere qualcosa? C'è un nuovo progetto in arrivo? Volevo aggiungere, non posso dire tanto di questo progetto, però abbiamo stiamo studiando una lega che ci permetta, perché oggi il PET puro è difficilmente riciclabile se non con appunto degli impianti costosi, con dei costi molto, e anche con dei processi chimici. Quindi ora stiamo sul territorio ticinese, perché io cerco sempre di valorizzare il territorio dove vivo e lavoro, stiamo studiando, siamo già a un buon punto, una lega che, se tutto va bene, ci permetterà di dire: siamo i primi a riuscire a riciclare proprio il PET al 100%. Lega di plastica, lega metallica? Plastica. Lega di plastica. Sì. Ah, si chiamano leghe anche quelle di plastica. Sì. Ah, esatto. Okay, però molto interessante. Non posso dire è un segreto. Altro, sì. Un segreto ancora. Abbiamo visto su Facebook qualche indiscrezione. Abbiamo dato qualche indiscrezione, sì, però. Qualche fotogramma rubato. Molto, però, pochi mesi e arriviamo. Beh, allora ci diamo sicuramente appuntamento a quando sarà ufficiale questa nuova lega. Certo, volentieri. E poi, ovviamente, quando ci saranno delle novità. E magari, se volete invitare
Italia 4 in Africa a fare un reportage, volentieri, assolutamente. Noi siamo a disposizione, assolutamente. Così gli scettici potranno vedere che noi abbiamo già avuto Striscia la Notizia 2 anni fa, che sono venuti con noi e non sono in riusciti Etiopia, a trovare niente di male. Non hanno trovato niente di male, hanno fatto un servizio che è ancora disponibile sulla loro pagina. Bene. E torneremo con loro adesso ad aprile, quindi i prossimi siete voi. Ah, benissimo. Così almeno vedete con i vostri occhi quello che facciamo. Bene, allora ringraziamo Jane Lepari. Grazie a te, Associazione Marco. Zenzero. E diamo a tutti appuntamento al prossimo sviluppo con il progetto agricolo e di riciclaggio del PET su questa rete.